Piazza Lumiere, chiamala a fanuia, carica da 10 kg e basta a mano. L'ascensore, non si piace, che piano stai? Adesso via. Adesso, fatte le 10 volte a pera con la spesa a mano, pera, ma 30 piano giorno e vedi come ti magrisci. No, tu, ascensore. Tu, invece di far portare la spesa a casa, va là fa tu, posa la macchina, stai a pera, scrolliamoci di queste comodità, invece ma no. Non ci capi. Cioè siamo fatte tutto palluso, o telecomando, la televisione non si va a pizzare più, no, se non vuoi telecomando. O telecomando per la piafnessa, o telecomando per la piocessa. Ma perché uno si andava a muovere un po', ci stanno facendo che le pubblicità per televisione, che l'apparecchio con l'elettrone, con l'elettrone, non lo faccio, come si dice, che le cose che si appizzano per tutto parte. E si diventa. Ebbè, no, che lo fa pure lui. Mettatelo, perché l'elettro ti addosso, ti metto per coppa la panza, poi ti assietto un coppo di mano, e vedi come se ne scena la panza, se sei fresco, tu vuoi che le cose, gli elettrici, mettatelo, mettete il cappello, e vedi come ti riassodi. Aspettate che avevo riassodato tutti e due. Ma non tengo il tempo. E la rosso del cervello tutti e due. Ah boh, uno non posso muovere i movimenti, potessimo pure fare. Io non tengo tempo a palestra, perché mangiavere il telenovelo io? Oi, il telenovelo, assettato, infracetato, un coppo di divano con la pacca sul divano. Anche questo è un periodo che sono pieno così. Indo parca lo spiegasi, abbiamo organizzato un torneo che creatura lo parca, un torneo a cento. E questa è una cosa intelligente. Stiamo cominciando già a dimagrire. Oh, ti stai muovendo. Ma che capito? Calcetta a 5 lo fate? No, ma che capito? Quale calcetta a 5? Sì, la no, la PlayStation con joystick, joystick. Quando è calato, si sulita, ridatti già, guarda, già sapete, si puoi mettere i profili. Già sapete che è l'animale, l'animale, perciò oggi si muore di infarto perché non ci muoviamo più. Perché siete o grasso ci vuole cuore, hai capito? Stiamo qua dei colesteroli, stiamo qua perché non c'è più movimento, troppo, troppo, facciamo movimento, io una proposta, una sola condizione me l'ha consigliato i papi che si stai dicendo, però proprio perché lui non ci crede a ste lettere, come movimento a me quello che mi piace è fare i ball, queste cose di movimento, senza io, la palestra qua, la cretina che si sale i ball che sono asciutto, l'aerobica, perché è bello, appenda! Ma appena io ti appennesso là sotto a te hai io. Ma no, ma la macca, un maccarone, la maccarena. I maccarone, la maccarena, animale. Poi, ma uno mi ha dato un manuale qua fuori, un manuale giapponese. Tu che lì sa fa per dimagrire, un manuale, una bella caprarella qua, un coppa in spalla, ma capisciari. Sai che qui è un coppa, dir come un manuale. Poi quando è brutta a combattere. Mi hai mai fatto niente. Quando è brutta andare a combattere l'ignoranza. Ma quale capito, manuale giapponese, ma la natura qua fuori, tu ci mi ha detto con questo sono sicuramente andare non la unita che siamo già niente perché sei sicuro che perché dice qua io casa sua hai te non ti preoccupare che questo sono veramente casa sua Kama Sutra sai che è un Kama Sutra come andare un Kama Sutra o va con Andarello Kama Sutra non l'hai letto ancora però chi mi ha giurato casa sua veramente sì comunque questo manualetto qua no tutti i movimenti che ci stanno a coppa te fai con mugliere o con sorda perché è ginnastica di gruppo. Giuno si te meglio, con mugliere, tesoro e cainate tuoi. Ma non ti dà paura non libri di lì non ci capito, ma perché io non la... Io non c'è... Ma cazzo su lui, veramente. La forbice non taglia neanche il doppio punto meno, ma come fa a tagliare i capelli dei clienti? Non lo so, va boh, c'è la giacca nuova. Già, no, che sta leggendo è bello tutto così assorto. Mi aggiorno. Perché non mi leggi un po' l'oroscopo? Ma perché tu credessi in fessaria, andare l'oroscopo, per piacere. Perché tu non ci credi? Ma che già credi? Ma tu stai scherzando, ma tu lo sai che io stanno certe mattine che se non mi leggi l'oroscopo non so c'è annanza? Perché quelli ci azzeccano sempre. Ah, per piacere. Uovre? Legge dell'oroscopo tu, fammi sentire. E che lo so? E che sa, l'oroscopo io non leggo mai. No, ma perché non sai neanche che segni sia? No. Mamma mia, guardate, ma come, tu non sai che segni sia, ma tu di chi è? Quando sei nato? Ma boh, ma non significa niente, 1800, non era l'anno che mi interessava, mi interessa il giorno e il mese. 11 gennaio, mannaggia. 11 gennaio, sei Capricorno. Sì, sei Capricorno. Leggi, fammi sentire che dice. Andiamo a cena.
e ammassa di essere.